Con la selezione Grandi Vigne Iper, la Grande I percorre da anni insieme ai produttori una strada di valorizzazione e sostegno alle eccellenze vinicole italiane, perseguendo la qualità senza compromessi, con la volontà di offrire il meglio a un prezzo equo. È facile trovare il vino giusto anche per sapori particolari, come i pesci che vi presentiamo in questo speciale Il Mare in Tavola. Tonno in conserva. Le carni gustose e robuste del tonno in conserva richiedono bianchi di buona struttura e vigoria acida, ma anche rossi giovani e fruttati non eccessivamente strutturati. Gavi DOCG, Nero d'Avola DOC. Filetti di acciughe. Le acciughe salate e conservate sott'olio hanno un gusto intenso e saporito, che richiede un vino bianco o anche rosato con marcata personalità. Falanghina del Sannio DOC, Negro Amaro Rosato IGT. Sgombro in conserva. Lo sgombro dalle carni bianche, saporite e grasse, sapidamente delicate, richiede vini aromatici e di buon corpo. Müller Thurgau Vigneti delle Dolomiti IGP, Lambrusco Reggiano Rosso Secco DOC. Baccalà. La forza salina del baccalà, unita alla sua grassezza, merita un vino morbido e fruttato, ma dalla buona acidità. In antipasto è interessante anche uno spumante avvolgente, Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, Syrah Nero d'Avola Sicilia, DOC Bio. Stoccafisso. Il sapore intenso e selvaggio dello stoccafisso richiede vini di carattere per difendersi da questa forza, smorzando e sgrassando i sapori. Un vino rosato di buona vena acida come il Bardolino Chiaretto DOC, oppure le croccanti bollicine e la fragranza fruttata del Franciacorta Brut senza solfiti di OCG. Aringhe argentate e dorate. Le aringhe affumicate sono dotate di sapidità e di una nota aromatica di lunga persistenza. Richiedono vini bianchi di ottimo corpo, morbidi e di buona aromaticità, anche spumanti. Meglio un metodo classico dalla spalla acidula. Alto Adige Gewürztraminer DOC, Lambrusco Reggiano Rosé DOC.